In questo video andrò a portare il clone dell'iPhone 15 Pro Max all'Apple Store. Ma non solo, perché andrò anche infatti a portarlo in diversi negozi di elettronica per scoprire se sono in grado di riconoscere che questo qua è un clone cinese, oppure se penseranno che in realtà questo sia vero. Questo che ho tra le mie mani infatti è un clone di iPhone 15 Pro Max copiato in tutto e per tutto nei minimi dettagli, cioè perché è fatto veramente molto bene. E che ho provato bene in questo video qua che vedete nelle schede, che se non avete visto recuperatevelo, perché in quel video vado a provare nei minimi dettagli questo iPhone che è clonato veramente alla perfezione, contando anche di scatola originale dell'iPhone copiata perfetta. E quest'oggi andrò a portare scatola più iPhone in vari negozi di elettronica per farglielo vedere, e con una scusa riuscirò a farglielo analizzare e vediamo se mentre me lo guardano in realtà si accorgeranno che è un fake. In particolare gli dirò che questo iPhone 15 in realtà non è mio, ma è di mia madre, che l'ha comprato per Natale e che mi ha chiesto di portarlo in assistenza perché nell'utilizzarlo dice che va a scatti e comunque che non funziona bene, e quindi mia madre mi ha chiesto di portarglielo in assistenza a fargli dare un'occhiata. In questo modo loro guarderanno il telefono e utilizzandolo vediamo se riusciranno a capire che in realtà questo non è un iPhone originale ma un fake. E per farlo, a differenza dell'anno scorso che mi sono inventato una telecamera nascosta che diciamo non era proprio il massimo, ci siamo attrezzati. Ho infatti comprato su Amazon per 60 euro questo fantastico paio di occhiali, che in realtà non sono proprio occhiali normali. Questi occhiali qui infatti al centro hanno una vera e propria videocamera nascosta che è impossibile da vedere e che registrerà quindi tutto quello che andrò a fare nei negozi. Me li andrò infatti a mettere in testa e tutto quello che vedrò verrà registrato dagli occhiali e sono praticamente insgamabili. E quindi ho l'iPhone fake, ho gli occhiali spia, direi che possiamo cominciare. E per questo infatti siamo al centro commerciale. Qui al centro commerciale infatti si trova il primo negozio dove voglio portare il clone dell'iPhone 15 Pro Max, per vedere se i commessi di un negozio di elettronica sono in grado di capire che quello è un clone e quanto tempo ci mettono per farlo. E come primo negozio abbiamo il Media World. Prendiamo i nostri occhiali con telecamera nascosta, faccio partire la registrazione e adesso si va in negozio anti-sgamo con questi e vediamo cosa succede. Sono così entrato al Media World e tutto quello che dovevo fare adesso era cercare un commesso. Ok signori, siamo dentro e adesso devo cercare un commesso. Ok, praticamente qui fanno la riparazione, assistenza telefono, quindi andiamo a chiedere. E mi sono così messo in coda ad aspettare finché non è arrivato il mio turno. Io ho qui questo iPhone 15 Pro Max e ti chiedevo per quanto riguarda assistenza, perché non è mio, l'ha comprato mia madre da un sito usato e più o meno verso Natale. Prima avevo un iPhone 8 mia madre e mi ha detto appunto che non si trova bene con questo per qualche problema a livello di sistema, mi dice. Ma si accende il telefono? Sì, cioè nel senso io ho provato anche. Sì, sì, sì. No, questo si accende. Però puoi scaricare l'applicazione supporto e in remoto ti fanno assistere. Quello che si possa. Sì, 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 assolutamente sì. Ma che problematiche hai riscontrato? E appunto dice che a livello di sistema le sembra funzionasse meglio l'altro, questo le sembra che vada a scatto. E in tutto ciò, mentre parlavamo, lei aveva iniziato ad accendere l'iPhone per dargli un'occhiata. E tutto il mio piano stava filando liscio alla perfezione. Per collegarti all'app supporto, farai in remoto con il centro assistenza e farà le verifiche in remoto. Direttamente dalla. Le prime che mi siete venute in mente, perché mi sapevo faceste assistenza per quanto riguarda. Guarda. Questo qui è stato utilizzato. Sì. Si chiedere assistenza però a chi ti ha venduto il telefono. Ok, è perché mi sembra l'abbia comprato su eBay o simili o cose del genere. Da un rivenditore privato. Sì, sì. Dovresti resettarti il telefono per farlo ripartire. Vuoi chiederle prima se lo posso fare o te lo faccio? Vuoi farglielo, mi pare, credo. Ma anche perché vedo che è stato configurato in maniera errata. In che senso? Nel senso che ci sono dei dati. Cioè tipo è stato fatto apposta di farlo in inglese. Quello onestamente non ne ho idea. Non ho lavorato nemmeno con un account. Perché quello l'ha fatto lei, quindi non ne ho idea. Gli scrivo un secondo prima e nel caso. Voglia, così io te lo faccio. E nel caso ritorno. Per me ha fatto qualcosa con l'accessibilità, per quello sì. Perché gli l'accessibilità aiuta alcune persone che hanno delle disabilità, per quello potrebbe sembrarti l'impostazione è proprio sbagliata. Ah, quindi dici proprio che a livello di sistema è per quello che magari va a scatti. Se ti dà l'ok, io te lo faccio già che sei qui e non devi tornare. Io gli ho chiesto adesso, però adesso sta lavorando, quindi. Prima di fare danni magari aspetta. Quindi ok, quindi dici che appunto potrebbe essere riguardo accessibilità e cose, per questo è... Va bene, nel caso allora torno e... Va benissimo, grazie. Ciao, buona giornata. Oh mio Dio, la commessa del Media World non è riuscita a capire che questo fosse un clone. Letteralmente lei ha preso la scatola, ha preso l'iPhone, l'ha acceso, ha provato anche a utilizzarlo un pochino cercando di capire cosa non andasse e ha detto che semplicemente mia madre l'ha configurato male. Cioè raga, non si è accorta che questo qua in realtà era un clone cinese. Sì, magari togliamo gli occhiali che con questi faccio veramente cagare. Cioè per capirci, da spento questo coso è uguale a un iPhone originale, ma da acceso invece è un po' una merda. Quindi un commesso di un negozio di elettronica che non riesce a capire che questo è un falso è allucinante. Ok, va bene, ma adesso come prossimo negozio adesso siamo in centro, perché sto per andare a portare il clone di questo iPhone 15 Pro Max in questo posto. Cioè praticamente è un rivenditore Apple che rivende iPhone e fa anche riparazione e assistenza. Quindi esattamente come ho fatto al Media World, gli porterò adesso il clone dell'iPhone 15 dicendogli appunto che ha qualche problema e vediamo se è in grado di ripararmelo. Ciao.
Ciao, buongiorno. Allora, so che fate anche assistenza per quanto riguarda iPhone e qui ho questo iPhone 15 che non è mio, di mia madre. Sì. L'ha comprato per Natale, prima avevo un iPhone 8 e appunto mi ha detto di portarvelo perché ha trovato qualche problema a livello di sistema. Mi sembra più fluido l'iPhone 8 come appunto a scorrere nella schermata home e cose del genere. Mi sembra che vada a scatti. Non riesco a capire onestamente cosa... E neanche tempo di dirlo che mi ha subito preso la scatola in mano per darci un'occhiata e poi l'ha aperta trovando l'iPhone. Che ha preso subito in mano per provare ad accenderlo. Ma invece che accendersi normalmente l'iPhone è successo qualcosa di veramente assurdo. Non è un iPhone? Secondo me, infatti, sto guardando la scatola. In che senso? Sistema operativo Android. Ok, non l'ho mai vista quella schermata lì. Praticamente quando ho acceso l'iPhone è spuntato questo strano menu cinese con un sacco di impostazioni stranissime che non avevo mai visto prima. Ma di fatto che era veramente veramente strano. E anche mi ha portato a vedere la scatola di un vero iPhone 15, perché quella che gli avevo dato io gli sembrava originale e quindi voleva confrontarle. È diversa la scatola? Una via di mezzo tra questa e quella nera. Perché da cosa... Ah, quindi ho iniziato a ispezionare l'iPhone per cercare di capire che cosa fossero quelle scritte in cinese. Ma delle scritte in cinese? Ma anche smanettando niente da fare l'iPhone rimaneva bloccato lì. Non si spegne neanche. Si vede più la scatola del telefono. Ah sì? È fatta peggio la scatola del telefono. È perché infatti io anche l'ho preso in mano così e... Ho fatto malissimo. Cioè adesso poi andremo di calco magari lo vedo. Scoperta strana ma va bene così. Ciao, buona giornata. Cosa cazzo è appena successo? La trama di questo video sta diventando sempre più assurda. Cioè raga, io non ho capito cos'è successo. Cioè raga, letteralmente ho dato l'iPhone in mano al tizio per farglielo riparare, fargli dare un'occhiata. Ed è successo questo. Cosa cazzo è successo al mio iPhone? Ma che cazzo, perché ci sono delle scritte in cinese? Cioè raga, lui l'ha acceso e quindi si è accorto subito che era tarocco, da come avete visto, ma l'ha detto subito. Ma questo non dovrebbe essere proprio normale. Cioè raga, non ho capito, a quanto pare è tipo andato nel BIOS, nella modalità reset. E letteralmente adesso ho un iPhone ma che sopra è pieno di scritte in cinese che non si capisce niente. Ma nonostante questo piccolo dettaglio, anche lui ha detto che il retro e l'iPhone sono fatti molto bene. Cioè infatti all'inizio quando gliel'ho dato in mano non se ne è accorto che questo era un falso. Onestamente non ho la più pallida idea di che cosa sta succedendo a quest'iPhone, ma c'ho piuttosto paura. E quindi direi che per capire che cosa sta succedendo qui sopra, portiamolo all'unica persona in grado di ripararlo. Andiamo dal cinese. E questo qua era il negozio in questione, dove sono entrato per poi mettermi subito in coda e aspettare il mio turno per mostrargli poi l'iPhone. Ciao. Sì, allora qui ho questo iPhone 15 Pro Max che è di mia madre, non è mio. E a quanto pare mi dà qualche problema a livello di, cioè nel senso, questo punto del telefono e nel senso... E infatti... Non è vero il cellulare. Non è vero? Sì, sì. È finto? Sì. In che senso, scusa? Non è originale di Apple. Non è di Apple. E perché funzionava in realtà come un iPhone. Solo che appunto non so cosa sia successo nell'accenderlo e non capisco appunto cosa ci sia scritto sopra. Ha quindi iniziato anche lui a dare un'occhiata all'iPhone cercando di capire se fosse davvero un clone, scuotendo però la testa. Non è originale. Non è originale. Lo subito lo sai. Cioè non ho capito cosa dicevano quelle scritte per capire. Internet, giusto? Non è originale. E quindi si può fare niente con questo, quindi nulla da fare. Se comprare il cellulare, meglio vai quello. Ah ok, perché l'ha preso appunto su internet questo qui. Questo di Fiti. Per quella scritta lì se risuccede cosa devo fare? Tu scegliere l'ultimo questo. Ne avevi mai visti di cose del genere? Io Finti. Prima che ci hai visto, però quello anche il Sony è tutto comprato di... Sì, probabilmente mia madre l'ha preso su eBay da un... Usato qualcosa. Grazie. Ciao, buona giornata. Beh, che dire signori, effettivamente è riuscito a ripararmelo. Cioè, almeno è tornato come prima, nel senso è tornato effettivamente il clone. E mi ha spiegato che per farlo tornare normale devo sempre andare a cliccare l'ultimo pulsante cinese. Mi ha persino detto che ne ha visti spesso anche in Cina di telefoni tarocchi come questo e che quindi comprandoli su eBay o siti del genere posso succedere di trovare dei cloni come questo. E dopo aver portato questo clone al Media World, in un rivenditore della Apple, in un negozio di riparazioni dei cinesi, è arrivato il momento di portarlo all'Apple Store. Signore e signori, stiamo adesso andando all'Apple Store qui a Torino dopo un anno per riportargli il clone, questa volta dell'iPhone 15, e vedere se i commessi dell'Apple Store si rendono conto che questo qua è un fake, e per vedere la loro reazione. Quello lì, Apple Store. Oh cazzo ragazzi, ci sono i carabinieri. Neanche sono entrato, già sono qua ad arrestare. Eccoci qua signori, Apple Store. Adesso entriamo e vediamo cosa succede. Sono così entrato all'Apple Store con il mio clone dell'iPhone 15 e mi sono messo a cercare un commesso per farglielo vedere. Mi sono anche fermato a provare poi il vero iPhone 15 per vedere le differenze che effettivamente si notano. Fino a quando finalmente un commesso si era liberato. Ciao, scusami. Buongiorno. Allora, sì, qui ho questo iPhone 15 Pro Max che non è mio, è di un mio amico. E mi ha detto che ha qualcosa che non va, qualche problema, non l'ho neanche provato ad accendere.
lui non ne capisce molto e quindi me l'ha portato qua e mi chiedo se potessi darci un'occhiata e vedere. Non ne ho idea in realtà, cioè mi ha detto appunto che ha qualche problema nel utilizzo nell'interfaccia a livello di fluidità. Dovrebbe essere appunto un 15 Pro Max. Sì, in realtà bisogna prendere un appuntamento per farlo vedere a un tecnico. Non puoi neanche provare così ad accenderlo un secondo. Non saprei dirti, così sarebbe bisogno proprio di utilizzarlo il telefono per capire se il telefono non funziona. Niente da fare, non volevo provare l'iPhone in nessun modo, nonostante l'avessimo già acceso e quindi non si era ancora accorta che quello in realtà era un clone. Ma con tanta fatica sono riuscito a farglielo provare. Ricordo perché c'era che proprio sembra andare a scatto. Sembra non essere un altro, tra l'altro. Dal punto di vista del software non sembra sicuramente. Non sembra un iPhone. E ora c'è una beta? Hai parlato no, la beta? No, penso che no, anche la scatola. La scatola? Come mai? Delle etichette completamente no. Nello stesso, verifichi, fai la diagnostica. Perché secondo voi non è un iPhone? Non è un iPhone. Sembra un iPhone originale. Perché è possibile che sia un clone? Già le fotocamere comunque hanno troppo. Ah ok, perché sono un po' più meno scure sembra quasi. Poi dal punto di vista di utilizzo è proprio... È completamente diverso proprio come fluidità interfaccia. Esistono dei cloni così... Sì. Se lo compri da... Stati in modo ufficiale, quindi comunque i negozi Apple, medio 1 euro, Amazon, può assolutamente darsi. Cioè se lo compra su eBay, se lo compra con entrate della... È diverso, della è meno rifinito. Assolutamente... strano, assolutamente sì, non è un iPhone quindi cosa dici che si può fare? Stanno tracciando, stacca. Cioè ragazzi siamo stati cacciati fuori dall'Apple Store per un clone di iPhone, però comunque ci siamo riusciti. Signori, quindi siamo riusciti a portare il clone dell'iPhone 15 Pro Max all'Apple Store e questa volta a differenza dell'anno scorso non è finita proprio bene. Siamo stati cacciati, ma vabbè, che vuoi che sia. Siamo comunque riusciti a portarglielo e questa volta a differenza dell'anno scorso è successo molta più roba. Signori, quindi se volete che lo faccio anche l'anno prossimo con l'iPhone 16 voglio 15.000 like. E per non perdervi col video mi raccomando iscrivetevi al canale. E detto questo signori, noi ci becchiamo come al solito ad un prossimo video. Ciao ragazzi.